Buongiorno da Radio Parco, buongiorno da Pescasseroli. Siamo in Piazza Umberto I, che è uno dei luoghi di cultura di questo paese, luogo in cui si tengono tante presentazioni di libri, e oggi è la volta di Chiara Gentile che abbiamo qui con noi. Buongiorno Chiara. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. E allora, sabato 20 agosto, per chi guarda la diretta, Chiara è con noi per invitare alla presentazione che si terrà questo pomeriggio alle ore 18 qui in Piazza Umberto I per il suo romanzo d'esordio che si intitola Sassi e che sarà accompagnato dalla presenza di Paola Cutini che dialogherà appunto con l'autrice. Chiara, innanzitutto bentornata tra le nostre montagne. Grazie, grazie Stefano. E perché dico bentornata? Perché Chiara, come forse anche un po' il cognome suggerisce, ha, diciamo, delle radici che si legano al nostro territorio. Dico due informazioni biografiche. Chiara è nata nel 1984 a Roma, però lavora in Brasile da 11 anni. È un'antropologa culturale, ha svolto il dottorato di ricerca in sviluppo sostenibile all'Università di Brasilia, lavora come curatrice di eventi culturali, traduttrice, interprete, e Sassi è il suo romanzo d'esordio. Chiara, cosa hai messo all'interno di questa storia? All'interno di questa storia c'è un omaggio alle montagne e soprattutto alla gente di montagna. C'è quello che ho visto, amato, assorbito durante l'infanzia, grazie alle mie radici, come dicevi Stefano. E quindi c'è una storia di amore. Una storia di abbandono, c'è la guerra sullo sfondo, c'è la storia e c'è molta, come dire, c'è molta anima di questi luoghi e di questa gente. Quindi ho cercato di fare un omaggio non ovvio a questo territorio e al territorio della montagna in generale. In questo intreccio di natura e sentimenti, potremmo riassumerlo così, però forse c'è anche qualcosa del tuo passato, anche del tuo passato di autrice, perché questo è vero che è il primo romanzo che scrivi, ma tu sei stata autrice alcuni anni fa di un bellissimo racconto che si intitolava Pane e Niente, che è stato anche premiato dalla giuria presieduta da Dacia Maraini, è pubblicato nell'ambito di un concorso letterario promosso proprio dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. E quindi, come dire, l'influenza di questo territorio, i tuoi sentimenti che ti legano a queste montagne, sono sicuramente ancora presenti. Sì, sono sempre presenti, da sempre. Era il concorso letterario Buonanotte nel Parco per racconti brevi e io ho scritto il racconto che poi ha vinto mentre ero in Brasile, ero già in Brasile. Quindi c'è sempre questa montagna, c'è Pescasseroli, il parco nei miei racconti e come dire, la sensazione, l'affetto per questi luoghi e per le storie di questi luoghi appresi dai racconti della famiglia, di mio padre. Sono stati amplificati, così come la nostalgia anche è stata amplificata perché ero in Brasile e sono ancora in Brasile, quindi scrivo di Pescasseroli e delle montagne da lontano e questo sicuramente influisce sui contenuti, sullo stile, sul clima, no? Generale con cui scrivo di questi luoghi. Noi usciamo da un periodo molto difficile, no? Che è, insomma, quello della pandemia, lo ripetiamo in tanti, anche con un po' di retorica probabilmente, però sono stati anni difficoltosi. E la nostalgia, che è anche un po' un tratto caratteristico forse di un certo sentimento brasiliano, si è acuita, diciamo, rispetto alla tua Italia in quel periodo. Sì, tantissimo, tantissimo, perché come tutti siamo stati bloccati, chi nelle proprie case, io in un altro paese, lontana dagli affetti, dalla famiglia, da questi luoghi, lontana dalle montagne. Il fatto di non poter tornare, proprio di avere un impedimento, è stato difficile. Sì, ho vissuto con molta nostalgia, il periodo della pandemia, però ecco. Il contatto che ci permettono comunque i WhatsApp, le videochiamate, questo rispetto ad un tempo
attenua molto, no? la mancanza. Io penso sempre nel mio racconto, nel libro c'è il discorso dell'emigrazione, e l'emigrazione in Brasile, per esempio, degli italiani è un'emigrazione diversa. All'epoca si partiva per sempre, cioè non si tornava più, le persone non si vedevano mai più. Viviamo una nuova dimensione, manteniamo dei legami che ci permettono di andare e tornare continuamente. Sono dimensioni molto molto interessanti della partenza, del viaggio, della nostalgia e di come si mantengono, si conservano e alimentano le radici con le terre di origine. Chiara, tu torni in Italia dopo un lungo periodo, ma è l'avvio di una serie di presentazioni. Sassi oggi è la prima presentazione italiana, lo ripeto per chi si fosse distratto, oggi sabato 20 agosto per chi sente la diretta di questo video, però appunto è il primo di una serie di appuntamenti. Continuiamo a Lucca, presso la libreria Ubic di Lucca il 9 settembre e poi Roma il 14 settembre presso la libreria di Testaccio. Il libro è edito da Tarca Edizioni, per chi volesse saperne di più, oltre alla curiosità di leggerlo, quali riferimenti social, web possiamo dare? Dunque, Tarca Edizioni, una piccola casa editrice toscana, ha il suo sito, il libro è acquistabile dal sito della libreria, è su Amazon, Feltrinelli, Mondadori, presso la libreria di Pescasseroli, insomma, facile da trovare sia nelle librerie sia online. Allora, noi speriamo di aver ingenerato curiosità nei confronti degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Parco per questo libro che, ripeto ancora, oggi sabato 20 agosto alle ore 18 in piazza Umberto I sarà presentato con la giornalista Paola Cutini e con le letture a cura di Andrea Casanova Moroni. E allora, un grande in bocca al lupo a Chiara Gentile. Viva il lupo! E siamo curiosi di saperne di più sul tuo Sassi. Vi aspetto oggi e vi aspetto tra le pagine del libro, ovunque voi siate, vogliate leggerlo. A presto. Grazie Chiara. Grazie Stefano. Vi aspettiamo qui allora. Ciao.